quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due cime di Como sul battello. Ci sono le case stupende. Prima abbiamo visto la villa di George Clooney, e la villa di vivere. Accidenti. No, oh, ragni ormai. Scusa, ci mangio qui sotto, scendi qui. Grandi ville. Peccato che la giornata mi fa spavare. Abbraccio, Ezra, abbraccio. Davanti, c'è Simone. Simone. Cosa? Simone! Simone, guarda che ti fa! Auguri! Di che? Non affondi il battello, sì. Sì, io! Sta fermando, si è sull'auto! Ma è il nostro pullman, quello là? Sì, è vero. Eh sì, è il nostro pullman. Dai, fagli una foto, dai, riprendilo Sabina. Ci sta venendo a prendere. Sì, sul lago. No, alla villa. Sì, mettere le cose di sopra. Sul lago. Cioè, è un autobus, c'è... Cioè... c'è il coso. No, sotto. Sì, la polizia che c'è. C'era una macchina che da macchina diventava... Cioè, c'era voce sotto che si navi. C'è solo un ristorante? No, c'è anche le terrazze. Che si zampettava, no? Un po'. Io avevo paura che non si zampettava lì. Lei si è più qua, c'è l'acqua, no? L'acqua è andata via. Io dico, guarda, vado avanti, sali lì da qui. Ma certo, ma lì era. Ma cosa funziona questo macchinetto? Prima la mia bellina che si ha che fa... che è vero? Cazzo, guarda si può fare? Posso mettere? Io a volte quando parlo mi fanno sentire la notte al bacinetto. Ah! È vero, mi fanno bene, ma... Ma Villa Carlotta. Oh, scesi dal lago. Diciamo che... Un po' avanti nulla. Allora, siamo arrivati al diramazzone dove il ramo di Como si divide in due parti. Questo è un braccio dall'altra parte, in questo modo c'è l'altro braccio. Mangiare la banda con prosciutto, pecorino. Riso fritto. Mm.
Buono Leo! Che mangi? Avevo la finocchiona. Il direttore di banda. Internet. Ecco, c'è Lucano. Devo fare un po' di stile. Il pullman, ci hanno fermato la tua camera, così finalmente un'oretta di riposo, eccoci in piazza, il concerto, piazza Dante. We'll be right back.
all'introduzione dell'amico Giorgio, concludo io questa serata. Vi presenteremo ora un medley di canzoni di Renato Zero. Credo che anche qui a Lugano sia un artista molto molto grande e conosciuto. Quindi io vi saluto a nome mio personale e di tutta la Filarmonica di Capezzano Monte e ci auguriamo che il concerto sia stato di vostro gradimento. Grazie mille.
un bel applauso al maestro Pasquini e alla filarmonica che ha pensato molte. Grazie per il concerto, ma ascolteremo ancora un breve avvio, penso di sì. Grazie maestro, grazie a tutti voi. Soul Bossa Nova. Questo Bossa brano Nova. È un brano composto da Quincy Jones. Quincy Jones è un jazzista, trombettista, compositore e arrangiatore. Presento io, tanto visto. Grazie, Sara. È nato, mi sembra, intorno agli anni 30, mi sembra nel 33. Tra l'altro questa qui è la sigla anche di Austin Powers, una nota serie di film, insomma, va bene così. Vi ricordo che Quincy Jones è anche stato, tra l'altro, il produttore di We Are The World, quel brano di Michael Jackson che è stato dedicato a tutti i bambini del mondo. Quindi di Quincy Jones, Soul Bossa Nova. Ok. Italia 1! Questa è l'accoglienza, ora inizia la nazionale. Guarda Nufo! Thank you.
che fastidio lo lascio. Cavalli là, no.
È caldo, Leo? Qui c'è un lago, non si vede nulla. È calata un po' di foschia e quindi si vedono tutte le vacche. Esci un po', guarda un po' quella là sopra. Un'altra, andiamo là, vai a vedere. Ma quante? Sentivo un tintinnio, non si capiva bene. Bello il posto, peccato sì la foschia che ora è un po' calata qui. Un altro laghetto. Faccio un altro pullman. Leo, che fai? Ci parli? Onorevole Mauro Chinotti, sindaco di Airolo, signor Maurizio Bresciani, presidente della Filarmonica di Capezzano Monte, signor Sauro Befa, vicepresidente della Federazione Bandistica Ticinese, gentili signore e egregi signori, a nome della Filarmonica Airolese vi porgo il mio più cordiale benvenuto ad Airolo. Abbiamo cercato di organizzare al meglio la vostra visita, ma ci siamo dimenticati di ordinare il bel tempo. Prima di gustare la vostra esibizione vi racconto brevissimamente la storia della nostra Filarmonica, della quale sono diventato presidente nel 2002. È stata fondata nel lontano 1876 durante i lavori di costruzione del traforo ferroviario del San Gottardo. La numerosa presenza di minatori italiani occupati nel cantiere ha stimolato nella popolazione indigena l'idea di fare della musica, sia per divertimento che per dedizione verso la comunità. L'impegno musicale assunto in occasione di feste e cerimonie è diventato una radicata tradizione della Filarmonica. Conta circa 40 soci attivi ed è affiliata alla Federazione Bandistica Ticinese. Vi ringrazio per aver visitato la nostra regione. Vi auguro buon divertimento, un buon appetito per la cena a base di prodotti tipici che gusterete più tardi. Lascio ora la parola al maestro Marco Pasquini, direttore della Filarmonica di Capezzano Monte. Grazie. La parola per me è un po' un problema, visto che qualche volta azzecco qualche parola, comunque vabbè, non c'è problema, ti ringrazio. Allora, il nostro è un gruppo che viene dalla Toscana, dalla Versilia e del comune di Pietrasanta. È una filarmonica che più o meno conta circa 55 persone, oggi siamo un pochino in meno perché, come capita spesso, credo a tante bande quando vanno in giro, c'è sempre qualche problema che impedisce di essere sempre tutti. Comunque anche la nostra filarmonica è del 1800 e precisamente del 1872. Difflighiamo per qualche anno, ma non c'è, credo che non sia questo. E in genere facciamo anche noi, come tutti i gruppi, sfilate, processioni, facciamo concerti. Infatti ieri abbiamo fatto un concerto nella piazza Dante di Lugano, che tra l'altro è stato, credo, insomma, un successo. Siamo onorati di essere qui con voi e vi faremo ascoltare qualche brano marciabile. Thank you.
Allora, la prima marcia che abbiamo presentato era l'Animal March, una marcia olandese. E il motivo per cui questa sera siamo qua in abiti borghesi mi sembra che sia abbastanza intuibile. Poi il tempo era quello che era, quindi ci veniva anche male cioè, portare qua abiti, vestiti, e per cui abbiamo deciso di farlo in questo modo. Questo non vuole essere certamente un pensare questa cosa al ribasso, anzi cioè, siamo molto contenti di essere qua e quindi cioè, vi preghiamo di accettare questa cosa con tutta la nostra scusa. Il secondo brano sarà Crescendo. Thank you.
marcia italiana del maestro Carnevali, Extra. Pensate che Capezzano Monte, che è la frazione del paese della città di Pietrasanta, conta appena 350 persone. E è un paese tra l'altro molto attivo, perché oltre alla filarmonica, come ho detto prima, composta da oltre 50 persone, ha anche un coro, un bel coro di montagna, che è il coro Versilia. E quindi è un paese che dove la tradizione musicale è abbastanza radicata, quindi penso che sia un vanto
sia per Capezzano Monte ma anche per il comune di Pietrasanta avere due formazioni come queste. Allora, continuiamo il nostro piccolo concerto con una marcia belga, credo, Fly Past. È una marcia che tra l'altro è inserita nel nostro CD, ma non so se li hanno portati anche per, penso di sì, o poi qualcuno penso che abbia l'occasione di averlo. Quindi è un CD che abbiamo fatto nel 2000 e che conteremo di riuscire il prossimo anno. Se ci saranno i fondi necessari, perché insomma non è mai facile fare queste cose. Segnale verso la nostra popolazione importante che dimostra quanti giovani in una regione, in un comune o in una frazione, chiamiamola così, di così piccola entità, ma con una banda di un numero così importante. Per noi è importante ed è, credo, determinante poter sentire e incontrarci in queste occasioni per avere scambi di
esperienze, per conoscerci e per trasmettere anche entusiasmo alle nostre latitudini. La nostra banda, che è quasi coetanea come la vostra, è una banda che da sempre ha una tradizione e che da sempre ha portato avanti un grosso discorso. Il comune di Rolo, l'autorità comunale di Rolo, la pone sempre come simbolo, sempre come a dimostrazione di un impegno determinante e fondamentale che i membri di comitato e i musicanti danno per questa società, società che per noi è il fiore all'occhiello. Vi volevo dire semplicemente grazie, grazie della vostra visita. Purtroppo non abbiamo organizzato il tempo, credo che però anche questa sala ha dimostrato anche in una rapidità di posizionatura per il brutto tempo, ha dimostrato ancora tutta la sua validità e lo sta dimostrando anche perché il pubblico presente ritengo numeroso, ritengo che ha voluto dimostrare affetto e ha voluto presenziare a questo concerto. Chiamerei il rappresentante del comune di Pietrasanta, l'assessore Giuseppe, per salutarla e per ringraziarla. Credo che è previsto uno scambio di omaggi. Sì, grazie. Io volevo porgere il saluto dell'amministrazione comunale di Pietrasanta a lei, signor sindaco, e ai vari cittadini del paese di Airolo. Noi siamo ben contenti di partecipare questa sera a questo incontro. Tra l'altro devo fare complimenti ai responsabili della filarmonica, perché questo gioiellino di teatro credo che sia un punto di aggregazione per la nostra gioventù, e non solo per la gioventù, ma anche credo per tutti i paesani. Quindi ecco, questi sono momenti di aggregazione importanti per la nostra gioventù, credo che anche per la vostra, e mi auguro che ecco, il tempo dia sempre ragione a questi momenti importantissimi. Grazie di nuovo e buon proseguimento a tutti. Concludiamo questa piccola parte di discorsi con il signor Maurizio Bresciani, presidente della Filarmonica di Caprezzano Monte. Buonasera a tutti, intanto grazie di averci ricevuto così cordialmente. Noi concludiamo, questa è la seconda giornata che siamo in Svizzera, ieri siamo stati a Giordano, abbiamo seguito quanto il maestro, riteniamo un buon concerto. Stasera qui da voi speriamo che vi possa piacere la nostra musica, purtroppo il tempo, quanto presidente, non è stato dalle nostre parti, già ci ha un po' ingannato, però comunque per il resto stesso una bella serata. Io spero che la vostra filarmonica possa un domani venire giù da noi, però sentiremo anche diciamo, i rappresentanti del nostro comune se ci danno un colpo di mano, quindi penso che la nostra zona si presta diciamo, per scambi del genere. Se voi volete fare salto giù saremo contenti di ospitarvi e ricevervi nei migliori modi. Noi siamo venuti su, abbiamo portato un piccolo omaggio dei prodotti tipici delle nostre parti, se c'è qualcuno, il nostro rappresentante che lo porta, sarà per quando avrete occasione di fare le feste, abbiamo portato un cesto come il nostro omaggio. Sono tipici toscani, abbiamo messo ci sono saluti dei nostri parti, ci abbiamo messo il formaggio, forse l'abbiamo sbagliato perché formaggio voi siete più bravi, però dalle nostre parti c'è il pecorino che è buono anche il nostro, è un po' diverso, comunque speriamo che vi possa piacere lo stesso. Poi abbiamo alcuni debiti del nostro comune, abbiamo fatto un librettino con degli sponsor che ci aiutano economicamente e qui si narra un pochino la storia, quello che abbiamo fatto durante l'anno in corso diciamo. Poi i CD non li avete portati, che avevamo preso anche un po' di CD della nostra incisione, come ha detto il maestro, il prossimo anno dovremmo uscire con il secondo CD e speriamo che sempre ci vuole l'appoggio economico, perché per fare le cose ci vuole tanta passione e quella noi ce l'abbiamo. E ci vuole anche un po' dell'appoggio economico, che ultimamente veramente il nostro comune ce n'ha un po' d'altro. Io vi saluto e spero che ci possiamo rivedere più avanti. Buonasera a tutti. Ancora a tutti la partecipazione.
il maestro ha detto che suoneranno ancora un paio di marce e dopo sarete tutti invitati all'aperitivo che c'è in questa sala. Grazie ancora della partecipazione. Thank you.
Pietrasanta e chi lo sa, forse ci potremo vedere anche giù a Pietrasanta. Grazie. Ma come non me lo puoi fare? Faccio uno spettacolo dedicato a te, guarda. Vai. Guarda, te lo posso fare. Si vede bene, sì. Cosa qua. Vediamo se mi riesce un po' con la voce perché ci sto studiando. Alla faccia del bicarbonato di sodio. Buonasera. Ciao. Poi te lo faccio bene. Va bene. Sì, 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 sì